da Piazza della Vespa fino al Teatro Era. Piazza della Vespa è la prima da Avvenida a Fornacette. Per intendersi, appena passato il ponte dello Scormatore, c'è un vespone che par quasi che si impenni. L'intermezzo a quella piazza, alto quasi 4 metri e lungo quasi 7, tutto un marmo bianco con bellissime venature grigie. E lì d'intorno a quel vespone anni 50 ci sono 3 personaggi anch'essi in marmo che par quasi che s'ammirino la Vespa. Uno è il Castellini, quel pilota che morì giù in Bassa Italia proprio mentre gareggiava con la Vespa. Un altro mi hanno detto che è l'ingegnere che la disegnò. E il terzo non so chi sia. Prosegue la via Tosco-Romagnola, sempre in verso Ponte d'Era, fino a che, prima di legarsi a via Pisana, diventa piazza alle ricamatrici. Son 4 donne sedute su sedie, tipo vecchio, rustico, a seduta ampagliata, scolpite nel marmo e nella pietra serena. Una bimba di circa 14 anni con 2 trecce ai capelli e una bella donna con capelli lunghi sciorti ricamano a mano ago e filo su tessuto. Una donna di mezza età con la classica pezzola in testa ricama a mano su tessuto tirato in un telaietto tondo di legno. E una donna di terza età, anch'essa col copricapo a pezzola, che rammenda un calzino col tipico uovo di legno che veniva inserito nel calzino per favorire la disposizione al rammendo. Davanti a loro una grossa radio, tutta in marmo rosa, montata in un bel telaio di ferro, molto probabilmente lavorato da un fabbro disegnatore di alto design. Prosegue così la Tosco-Romagnola Lungarno e Lunghera, fino a passare il ponte sull'Era e arrivare così a Piazza dell'Ombrellai, sull'incrocio con la via Veneto. Una piazza con un grande ombrello aperto, fatto a mosaico di quadretti di ceramica in sfumatura monocolore, appoggiato in terra appena decentrato, con una pioggia di fiori colorati intorno. L'ultima piazza prima del mercato è Piazza dei Pastai, con un maccherone, un fusillone, un fioccone e un nidone di tagliatelle. Il tutto fatto in pietra e legno, montati in ferro lavorato. A Ponte d'Era ce ne sono di piazze belle e tutte ispirate alle storiche produzioni di paese. Per esempio c'è Piazza del Gambero d'Era, un bel gambero vicino a una ceppa d'erba acquatica. C'è Piazza del Granchio di Ruscello, Piazza dei Panai, Piazza dei Pasticceri, Piazza dei Musicisti, ispirata agli strumenti della banda di Ponte d'Era. Piazza del Libro, Piazza del Ciabattino, Piazza della Verdura, Piazza delle Sementa e tante altre belle piazze. Non è stata una brutta idea, perché così la gente si ricorda bene. E poi è anche informativo e bello valorizzare le cose che han fatto un dì il buon nome del paese. E pensa a quanto è bella l'acqua tutta intorno. Nel 1950 circa, dopoguerra, ancora era pulita. E quanti e che be pesci che si potevano vedere a Bocca d'Era in Arno, fra mezzo a tante barche con la gente lì a pescare. È proprio, proprio vero che quel che c'è non si cerca. Non me ne sono accorto di come zitto il tempo
pian piano se ne andava. I giorni tutti uguali, un anno dietro l'altro. L'acqua si insudiciava. Poi viene a tutti un giorno che al cuore bussa forte quel ricordo e non trovi più dov'è. Anzi, t'accorgi tutto insieme di quello che è cambiato intorno a te e non ci puoi far nulla. Ti senti traballare nel sicuro. Poi ti devi adattare e camminarci insieme, in quella via nuova, dove l'idea di prima è costretta a diventare riordo col valore d'una prova. Così anche Pontedera oggi non è più la stessa di come io mi c'ero abituato. Per un giovane d'oggi è una bella principessa. Per me tanto è cambiato. Il vecchio lo ricorda in quelle piazze dove io vo cor nipote e gli fo far tante risate pazze a raccontarmi di quel che c'è sopra, di cosa mi ricordo, di il vecchietto buffo ma un po' sordo. Mi fo vedere la pina co pinoli e la gatta pelosa co figlioli. «Oh nonno, ma che dici, eh?» mi fa sentir nipote d'esser vivo. Per questo sono qui che ancora scrivo.